La storia del Milan Approach, uno dei più autorevoli modelli di terapia della famiglia e uno dei più creativi, è legata strettamente al centro milanese di terapia della famiglia di Via Leopardi. Le sue radici sono negli studi sulla comunicazione del gruppo del Mental Research Institute di Palo Alto, nella teoria generale dei sistemi e nella cibernetica. Ma la sua storia è quella di un'evoluzione che non si è mai fermata, di un pensiero che vive in coevoluzione con il suo tempo e che muta col mutare delle sensibilità cliniche, scientifiche, sociali. La storia comincia quando Mara Selvini Palazzoli decide di raccogliere attorno a sé un gruppo di psicoanalisti abbastanza curiosi da tentare una via nuova per curare i disordini alimentari e la psicosi, con risultati più soddisfacenti di quelli dei tradizionali trattamenti individuali. Il suo entusiasmo coinvolge un certo numero di terapeuti. Del nutrito gruppo di studio iniziale, tre clinici, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin e Giuliana Prata, restano a condividere con Mara Palazzoli l'impresa di creare un nuovo modello di terapia della famiglia. Il primo periodo del loro lavoro è caratterizzato da un tentativo di applicare i saperi psicoanalitici alla cura delle famiglie. Più avanti, assistiti e supervisionati da Paul Wolflawick, del gruppo di Palo Alto, dal cui lavoro la dottoressa Palazzoli è rimasta affascinata, affiancano al loro lavoro di psicanalisti, al quale pure continuano a dedicarsi, una sperimentazione sempre più fedele delle metodiche sistemico-strategiche. Il nucleo fondatore del modello di Milano pubblicherà nel 1975 Paradosso e Controparadosso. Il testo fa il giro del mondo. La terapia raccontata nel libro, che poggia sull'idea che la follia sia il risultato di un contesto di comunicazione paradossale, rappresenta un'ipotesi assolutamente rivoluzionaria. La certezza di aver scoperto la stele di Rosetta per la decodifica dei segreti della psicosi è un grande incentivo per i quattro terapeuti a procedere nella loro ricerca. In confronto al lavoro del gruppo di Palo Alto, i quattro milanesi inseriscono una sensibilità europea e riferimenti culturali classici, oltre a quelli, oggi possiamo dire, più implicitamente psicoanalitici. Il modello illustrato è tanto originale e innovativo che clinici di molti paesi iniziano a cercarvi ispirazione. Gli anni successivi sono quelli della divulgazione nel mondo del lavoro dei quattro terapeuti milanesi, ma anche quelli della scissione del gruppo. Mara Selvini con Giuliana Prata continuano nel nuovo centro di terapia della famiglia a Milano il loro lavoro di ricerca sulle determinanti relazionali della psicosi e dell'anoressia. Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin lavorano a un modo di fare terapia sempre meno centrato sulla ricerca di pattern e strutture relazionali disfunzionali nelle famiglie e sempre più vicino alle nuove teorie sul ruolo dell'osservatore. Soprattutto a dividere le due strade c'è il forte interesse dei due uomini del gruppo alla formazione di nuovi terapeuti, mentre Mara Selvini e Giuliana Prata intendono investire tutte le loro energie nel proseguire la ricerca scientifica sulle relazioni familiari patogene. Nell'articolo Ipotizzazione, circolarità, neutralità, non a caso l'ultimo capitolo della produzione scientifica del gruppo originario, il concetto di ipotizzazione, eredità del pensiero scientifico, si apre a significati più creativi e narrativi. Scopo dell'ipotesi non è selezionare spiegazioni possibili per giungere a quella vera, bensì produrre nella conversazione con la famiglia spiegazioni sempre diverse e alternative su una stessa realtà, per incoraggiare letture multiple del problema e dissolvere la rigidità di un'unica spiegazione egemone. Il confronto con i professionisti che in giro per il mondo o nella sede di Via Leopardi chiedono di apprendere la terapia della famiglia e che rivolgono ai due domande curiose sulla scelta di quella particolare domanda o sul senso di quel particolare intervento o sui loro sentimenti in seduta costituisce per Boscolo e Cecchin un forte stimolo a spostare il focus dalle dinamiche delle famiglie a quelle del terapeuta che le osserva. I due terapeuti costruiscono le condizioni per il passaggio alla cosiddetta cibernetica del secondo ordine e per l'abbandono del paradigma del controllo. La terapia del Milan Approach è sempre più scettica sull'idea di un terapeuta come osservatore obiettivo ed esperto che cambia le famiglie con tecniche apposite. Sempre più i due terapeuti vedono l'osservatore come un partecipante non obiettivo perché coinvolto e interno, che contribuisce con la famiglia alla costruzione di realtà nuove anziché all'identificazione di quella nascosta nel sistema. Boscolo e Cecchin, coerenti con lo spirito che ha animato decenni prima la cibernetica e la teoria sistemica, riprendono il dialogo con studiosi di altre discipline. I loro interlocutori sono studiosi, scienziati ed epistemologi come Umberto Maturana e Francisco Varela o Heinz von Förster, che in tutto il mondo stanno costruendo una teoria costruttivista dell'osservatore a partire dai loro rispettivi campi d'azione. Approfondiscono la lettura di Gregory Bateson, che li porta a sentire il bisogno di una modalità di lavoro sempre più complessa, che inglobi elementi del periodo di paradosso e controparadosso, senza essere più una terapia strategica.
Intanto del loro lavoro e della svolta che impongono alla terapia della famiglia si parla in diversi paesi. Negli Stati Uniti, Lynn Hoffman e Peggy Penn scrivono il libro Milan Systemic Family Therapy, che nasce dal loro incontro col lavoro di Boscolo e Cecchin e che viene ben presto tradotto in molte lingue. Gli anni 90 sono gli anni dell'influenza postmoderna in terapia. Le idee sul ruolo del linguaggio nella costruzione della realtà incidono sempre più sul modo di lavorare di Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin. Idee come la verità narrativa o la moltiplicazione delle descrizioni e dei punti di vista diventano centrali in un modo di lavorare che diventa sempre più creativo, che consiste nel cercare nuovi e sempre diversi modi di raccontare le famiglie. La svolta del 2000 troverà Luigi Boscolo interessato al ruolo delle emozioni in terapia, fino al recupero di concetti psicoanalitici, nella convinzione che il terapeuta costruisca il proprio modello in modo epigenetico, anziché cancellando le conoscenze precedenti per sostituirle con le idee nuove. E Gianfranco Cecchin, impegnato in una terapia irriverente nei confronti delle verità ultime e di quelle che chiama idee perfette. Nel 2004 Cecchin muore improvvisamente, lasciando allievi e colleghi a domandarsi quali contributi straordinari avrebbe ancora saputo regalare alla psicoterapia del nuovo secolo. L'evoluzione del Milan Approach però non si è fermata, forte anche della cospicua eredità di Cecchin e della presenza ispiratrice di Luigi Boscolo. Nel video che segue vedremo i due maestri del Milan Approach illustrare in occasioni e in momenti storici diversi, nel 1985, nel 1992 e nel 2008, alcuni punti chiave dell'evoluzione del loro modello. I think there are two points I think that make this question very important. One is that usually in the family, the family members, they have a dyadic view. Not each family member tends to see the relationship dyadically. Not he has something to do with one member, then separate with another, then another. So they are all dyads. And the circular question, the gossip in the presence, or the triadic question, link and make the family members steps from a dyadic to a triadic view. Introduce, we can say, circularity in the family. That's one of the positive effects of thinking of the gossip in the presence. Second, also, there is another reason, I think. The third question has been very good because it implies that a problem is there in relation to an observer. No? Introduce the observer. No? It's an observer who observes problems. The problems are not inside the person, but they are related to the observer. So we link with the observer. Linking the problem with an observer, we enter into a set of second cybernetics. So I think this question trying to introduce a second cybernetics in the family relationship. Because if one, all your family members become observer of interaction among the others one. Mm-hmm. And I think this can get them unstuck from first cybernetic kind of relationship, repetitive, in which they keep thinking that objectified system, mechanical system, each one seems that what is wrong inside the other person, they keep telling you have to change what's inside you for all of us being well. That's, I think, is the process, I think. And I think this, probably, I think, this triadic question one day, no, came up from our head or the team in 75, try to see what kind of, trying to find a circular question, probably is this is my impression, is a the most important worldly question we came up, because we introduce, no, the triad, as I said before, family thinks very often in dyadic terms, in dyadic terms, and also we introduce the second cybernetics. Introduce the idea, the experience, even every buyer, the way they deal with each other is in relation to a third one, which is coming from the dyadic idea. No? Most people have, or psychoanalytic theory have, to the prior position, like he said before. It's a different logical level of functioning. If you know it's a dyad, you're always a dyad in relation to somebody else. It's a totally different type of organization. Huh? It comes from communication to organization. Communication between two people. Organization, you need it's three. What happens between two people is in relation to the third. So you ask the third, like you ask the children, how do your parents get along? Right? Getting along with the parents makes sense in relation to a child. If the child was not there, it would behave differently. The parents would get along a different way. This is a new discovery, you know, people think about it. So introduce a really systemic idea, how the dyad exists if there is a third one.
and their way of behavior is in relation to the... That's why when we see a dyad, we always look for a third one. If we don't find it, we invent one. No, the therapist becomes a third one. No, because in that way you make a real step from communication between two people to organization, which is organization, human organization based on trait. In this sense, I think there's a basic change from the period of Palo Alto period, 71-75, which we are very much concerned in changing the symptoms. We are very much symptom-oriented at that time, yeah. Like the Palo Alto, strategic... with this, we became more interested, as I said, as we are saying now, in triggering a change in the system, so the system can communicate differently, the way we were saying before. They became less interested about the symptom. And now, my impression is that and also our idea about termination, we look more than the symptom, we look whether this process of questioning has an effect in the family members in changing their relationship. We create a context where we said we decide also what to do, right? Mm-hmm. Even if the question are never directed apparently to anywhere, but we are the one who call the shots and say, oh, here is a mirror, we have people behind the mirror, which creates, I'm not alone, I have somebody behind the mirror. And I will ask questions, already prepare. I'm not here just to listen to you, like in the traditional therapy, and say, okay, what's your problem? Can you tell me what you want to do? What shall we work with today? No, do you have anything you would like to discuss with me? No, we have asked this question. Mm-hmm. Traditional therapy, that's what people do, right? What's the subject you want to discuss together with me today? Let's talk about money. Okay, let's talk about money. Let's talk about relationship. I will decide what to talk about, right? Mm-hmm. I have to ask questions. Mm-hmm. I'm not alone. I have some people you don't see. So it becomes a very powerful situation. It's already a setting which puts the family in a total different. It's not a friendly, it's to eliminate also the so-called tea party relationship, which is very common in many therapies. Let's get together, nice, civilized people talking to each other, talking about problems. No, we have a mirror, we have a tape, we are going to ask questions. We are, no, I think you it's... Want, if you want one mirror? We are doing a job. I think we say we are doing a job, it's our job. We don't want to be friends with you, no? Mm-hmm. We don't want to have any particular relationship, we are doing our job. I think it's very effective, people like it. I remember once somebody asked, but don't you do 5 minutes of introduction, like the typical niceties and all the people do? No, I was a traveler today, how do you enjoy your trip? No? I had a jet lag or something. You talk about it differently, like this morning, no? You're not in therapy, so we talk, how do you do, how do you stay? That's what people do also in therapy sometimes. Mm-hmm. How do you get here? What's the traffic? Say, why don't you do that? We never do. We start the meeting to ask the main questions. Huh? People like it, according to my experience. Yeah, well, business, business. Yeah, one impression is they like it. The people wearing one the mirror. Also, due to the fact that during the session, once or twice, the therapist called out. And when he comes back, he usually asks very good questions. Because this is the effect within discussions. Open up a so new question, something new. A new question, something new. And very often the question asked just after the therapist re-entered back, they are money best. No? Mm-hmm. And also the, somehow the family can perceive. So this has a positive effect for the family to accept the people behind the mirror. Second, I would think that might have an effect in like in mirroring. No? Probably the family perceive the team as a system like their system, who keep thinking about, try to find questions, to find solutions. Mm-hmm. And since the team never gives solutions, so by mirroring, they probably start to cooperate themselves too. Because when they come to family, very often they are entrenched in linear causal explanations, mm-hmm. very rigid roles. And I think this can have an effect, that by mirroring effect, seeing that being together is better, discussing together is better than being isolated. So probably encourage, no, the acceptance of the others. Mm-hmm. That's one idea. In fact, rarely we have practically never came statement, negative statement towards the presence of other people in the mirror. Mm-hmm. I've always had the feeling that as therapy progresses, the people who are in the mirror became positive for the family.
that they like the result of people behind them. It's interesting. Io penso che non ho fatto un iter, no? dal Palo Alto, anni 70, paradosso contro paradosso, prima si vede che il primo ordine, il secondo ordine, col strumentalismo, adesso siamo nella narrativa, nel post-Milano, no? Nel ricostruttivismo, eccetera, eccetera, eccetera. In questo percorso, secondo me, con la mia visione, in qualche modo sono rimasti dei pezzi. No? Io non sono tanto d'accordo, non sono tanto d'accordo con una visione molto asettica. Per esempio adesso la visione, secondo me, della narrativa, tutto visto in relazione a storia, narrativa, conversazione, punto e basta. Secondo me io sento una flatness, una cosa molto piatta, no? Invece io penso, cioè io non so se posso utilizzare una metafora, no? La metafora, no, di più occhi, no? E credo che sia coerente col paradigma della complessità, secondo il quale è una rete di teorie che ha più la possibilità di dare una visione, no, più comprensiva e più vicina, virgolette, a ciò che può essere, no, il mondo esterno. No? Quindi a questo punto questa rete di teorie, io la vedrei rete di esperienze, rete di teorie attraverso le quali sono passato nella mia esperienza, no, di terapeuta e ricercatore. Adesso mi sto occupando del tempo, adesso per esempio una delle teorie, no, o perlomeno delle lenti più eccitanti per me, è proprio quella di vedere le relazioni umane attraverso la lente del tempo. No? Sarà un po' di tempo, ma lei parlerà fuori col secondo caso. Ecco, e direi questo, cioè che dicevo della metafora, che mi piace molto la metafora, per esempio, di Bettison, quando dice con due occhi vedi più che un occhio, no? Te vedi una dimensione, vedi la profondità. Two points of view are better than one, due punti di vista sono migliori di uno, e anche tre punti di vista, quattro punti di vista possono essere migliori di uno. Ecco, e a questo punto io delle esperienze che ho avuto fino adesso, nel momento in cui io leggo la realtà che mi sta di fronte, a un certo punto posso utilizzare questi diversi occhi. Allora anche posso utilizzare l'occhio della prima cibernetica e pensare al sistema osservato, virgolette, non come se fosse staccato dall'osservatore, no? Poi con l'occhio della cibernetica di secondo ordine, no? Con l'occhio del costruttivismo, con l'occhio di vedere le relazioni umane in senso di patterns, come si vedevano a tempo di Václavic Hegel, di paradosso contro paradosso, oppure in modo adesso più che va per la maggiore adesso, vederlo nel senso di storie, no? I clienti vengono con una storia e in qualche modo nel contatto con col terapeuta o col consulente eventualmente vengono a emergere delle storie alternative. Ecco, mi farei un po' picco. A questo punto qualcuno dice, ma non c'è il pericolo dell'eclettismo? Ecco, a questo punto, a proposito di questo, certamente c'è il pericolo dell'eclettismo. Ma io penso che, qui dovrei dire un'altra cosetta che lo dico molto spesso adesso anche nel training, cioè io credo che sia importante imparare bene una teoria, no? Molto bene una teoria, conoscere bene la relazione fra premesse, no? E tecnica, no? Di una teoria, sul pensiero e fare, no? Conoscere in certo senso i limiti, le boundaries della teoria stessa, quello che lo sia, è un discorso, avere un'idea dell'ortodossia all'interno della quale opera la teoria, però poi conosciuta questa non diventa altro che una lente con cui vediamo il mondo esterno, e ogni lente non vede una certa cosa, non ne vede altre, come una teoria è una rete che prende certi pesci ma non ne prende degli altri.
What I think is the change, the most important change in me, as a therapist, was the discovery of the power of the emotions. I learned this from 2-3 cases, convinced me that the insight is not very important. So I put aside all my psychoanalysis, but the emotions are the road,